Ciao amici di Potere Robotico, oggi siamo un solo Fciogoki. Guardate che brutti mostri abbiamo alle finestre noi, che vengono Aiuto! così. Andiamo a aprire o lasciamo fuori? Ma io non lo so, però Andiamo a vedere. ma questo non era voluto, questa No, cosa. no, non è assolutamente No, ma voluta. tenete chiuso, che Ah, facciamo pubblicità occulta. ah Non no, perché chiudere pensavo che... che c'avevi freddo, eh. Ah, è questo della diretta, è questo. Questo è il bello della diretta, l'avvocato che intanto mangia, secondo Certo. me, sì, È ma arrivato così. dal Non lo nulla. dobbiamo dire, non facciamo Avvocato, pubblicità. lei prenda pure da bere Grazie. Poi ma c'è tranquillamente. ancora il resto in macchina. Ah, figa, Ah, c'è vedi? tutto, Eh ah, beh, figa. certo. Ah, Beh, pensavo che quello insomma. era, diciamo, il rimasuglio. No, No. beh, insomma, lei Ha faccia detto quello. figo, ho visto le macchine, no? Non facciamo Beh, pubblicità. insomma, lei faccia quello che ne Grazie. voglia. Allora, ma di chi è quello lì? Questo è del sensei. E di chi deve essere? Di chi Credo deve che non essere? fosse È della di Potere televisione. Robotico, Beh, sì, volendo, esatto, no? però non Ma ci. quindi anche mio, insomma. No, che straccione, questa è roba da straccioni, no? Figa. Io di solito porto i bagagli. E quanti minuti siamo, cioè? Uno. Ah, beh, Ah, beh, proprio lì. Uno e mezzo, Ah, quindi bello. beh. Ah, sì, ma infatti sembra quasi che l'abbiamo fatta apposta. No, no, invece. Ma in realtà è proprio nata così dalla diretta. Il bello della Sì, diretta. e senza censura. E questo cos'è? Da Kuga, il Bravo. GX13 solo Fciogokin, Io vado a prendere uscito. adesso. Sì, Sì, vada, beh, vada, vada. fai come se noi non ci fossimo. E come se non stessimo recensendo. No. Allora, questo qui, come dicevo prima, è solo Fciogokin, Dan Kuga, uscito nel 2003, e GX numero 13, quindi Un po' vecchia. beh, tempo è passato. Questo qui diciamo che è stato forse, anzi, sicuramente il primo Chogokin trasformabile veramente fatto in maniera seria. Perché, ok, il primo trasformabile e componibile era il Combatler GX03, però poi da Kuga, uscito Dopo 4 anni dopo, ha secondo me migliorato gli standard per stiamo parlando l'epoca. di Cougar o di Mito? No, Ah, è vero, no. Dan Cougar. No, Vada, scusate. vada avanti, sensei. No, vabbè, posso? Sì. No, ok. E quindi stiamo parlando Di Dan Cougar. No, capì, ma fai bordel, micidiale. Non guardate dopo facciamo pubblicità occulta. Vabbè, mo. E quindi questo qui è stato secondo me il primo Chogokin trasformabile fatto veramente I cazzi. con i contromaroni. Il Dankugar è composto da quattro elementi: l'aquila, già Noi vediamo già testa. testa perché è delicatissima, ritrasformarla, eccetera, lasciamo stare. Poi c'è il Koguaro. Robottino. Robottino, l'altro robot che boh, non mi ricordo che bestia sia. Tipo un leone, secondo me. Sì, ma No, Cogaro questo è il leone. no, c'è l'altro robot, Non era un leone? non mi c'era il Koguaro, ma l'altro adesso poi verremo presi naturalmente di mia. E vabbè, quello grosso è il mammut. Quello grosso è Mammut. Lo sappiamo. Però gli altri, l'altro figlio, mi ricordo che uno è il Koguaro, l'altro è il Qua vediamo il Big Move, Eagle Fighter, Tac. il Koguaro quello rosso, E Liger, Liger, che cazzo di animale la lince. è? Figa, c'è il gaggaggio, forse, Forse, io qui. fermo, Forse il forse. gaggaggio? Boh. Figa, signor stupido, No. eh? Figa, fatto studiare apposta. Ando di Figa, ponte. lasciamo la chiesa, non Ma fatto te mi ha studiare. stupido, eh? No, c'ho dei punti. Delle volte mi viene Figa fuori una questa! rovina, Porca però non è troia! ancora detto, No, non figa, hai mica figa, non detto, è ma ancora figa, mi detto. piace Lince, però. Ti piace la lince? Figa, Perché? sì, è bel nome. Ah! Cioè, figa, l'hai tirato, cioè, non è che te mi ha detto La un lince. leone, una No, ho detto anche al tigre. leone. Sì, però poi dopo ti ha dato anche il nome particolare, cioè la Ah, la Lince. lince. Vabbè, dai, andiamo avanti. Che Sì, sia leone o sì. una lince, non sappiamo. No, il leone è mio. Leone le mie, vabbè. Perché una iena non è. Cioè, ma Boh. bisognerebbe capire che cos'è il Liger. Dopo ti faccio vedere. Ah no, figa, non ce l'ho qua. Ma Cazzo che di cos'è? punte. No, niente.
Non ce l'ho qua. Cosa vuol dire Laiga? Perché questo è il coguaro, E va ma bene. Perché Laiga. sennò sarebbe Lion. Sì, Sì. è la nostra capacità di inglese. Sì. L'hai Però fino schifo. a Lion ci arriviamo, secondo me. Lì Comunque dopo ci secondo guardiamo te ce la su. facciamo in un quarto d'ora? Secondo No, me un quarto d'ora è se impossibile. questo passo non ce la facciamo Meno mica. ventello, via. Li pesiamo. Sì. Valletta? Si è visto dopo un'innumerevole quantità di stronzate. Possiamo anche dirvi... No, La secondo me metti è su questa. domani questa? No. Domani ci sarebbe un'altra roba. Ma come stronzate questa non è mica male di Andiamo recensioni. avanti. Ci vorrebbe una novità domani. Aspetta. Ce l'abbiamo? Sì. Ah, Vai. buttala via. Se vuoi. Allora, il coguaro 122 grammi. Aspetta, va bene. Sì. Adesso la lince. La lince Però o mi il piace il nome, lince. leoncino? 124 Che grammi. No, è vuoi? più coguaro che un leoncino. Ah. E poi il No, gigantone. ferma. Ah, figa. Ok. Coi brasi. Ah, perché che i bras? 13 Grammi. grammi. Adesso però arrivano. Arriva davvero. Boom! 7,56. Esatto. Grazie. Allora, come si Allora. diceva prima, il Dark Cougar è l'unione di quattro elementi. Sì. Di questi quattro elementi che abbiamo citato prima, si mettono in formazione e quando il nemico è troppo forte, cosa si Cosa si fa? Ci si fa? Ci si unisce unisce, e gli si ci spacca si il culo. trasforma. Ah, però ferma, prima di dire che ci si unisce, ci si Ah, ci sono trasforma. anche gli animali. Ok. Effettivamente, possono questi mezzi qui, Robò. questi robot, possono raggiungere. Allora, questa sarebbe la loro forma umanoide. Poi possono raggiungere la loro forma bestiale, Sì. poi hanno una modalità veicolo Sì. e poi dopo, Dacuga. hanno anche la modalità di diventare il Dankuga. Sì. E quindi praticamente ogni elemento, questi tre elementi avrebbero quattro trasformazioni. Esatto. Questo invece ne supporta solo tre. Ok. Testa, umanoide e E veicolo. veicolo. E vi dico che le fa, E le fa. Questo qui, per dire, si trasforma e può diventare in modalità bestiale. E cosa fai? Lo trasformi? Eh E no, cosa faccio? no, ma nel senso mi Mi devo fermare dopo. gratto le Va bene. palle? Allora, è tra che di Cioè, che Pinù. bello! Io posso farlo. Sì, intanto non ti inquadriamo. No, grazie. Thank you very Grazie. much. Thank you, Pippen Show. No, ma sono trasformazioni abbastanza intuitive, Ah, meno male. di sti bagagli. Quello che possiamo dire è che comunque il cartone animato fa cagare. Ah sì? No, io non ho avuto tanto il coraggio Io l'ho di... visto tutto. Tutto, Tutto. diciamo tutto, Tutto. Adesso non sì. ricordo quanti episodi, però è un bel Saranno po'. penso 4-5, non No, mi no, ricordo. sì, cucù. Bravi, Anche 50 forse. si vede che non c'è un cazzo da fare. No. Però anche brutti poi. Cioè, non hai neanche... Cioè, li hai guardati anche brutti. Anche brutti, mentre erano brutti dicevo, ma come sono brutti? E E continuavo a guardarli. continuavo. Perché speravo di trovarne uno bello. Oddio, sì, ne E sarà non una sarà puntata bella, in eh? cima 50. No, Ma invece l'ha fatta la scuola niente. di Eden. Sì, non potevo che. Che E qua verità. abbiamo il Coguaro. coguaro. Vabbè, può anche essere... Comunque, vabbè, sì. Oh, loro, beh, loro Vabbè, proprio, vabbè, vabbè. vabbè. Cioè, quello lì ha una trasformazione molto simile. Tac, tac. La presunta lince. La presunta lince. Bello il mammut. Bello, Il sì. mammut è il Beh, pezzo forte. anche il Dankuga in se stesso è un Sì, bravo beh, dottore, chiaramente, figa. chiaramente, chiaramente. E tra l'altro adesso sta per uscire la nuova versione della Sentinel del Dankuga, Iga. costo proibitivo. Tac, questo Un po' se è la presunta lince. sì.
E poi dopo, vabbè. E cioè... presunto mammut. No, anzi, il mammut. Questo è un po' più... Mi fermo? Ci vediamo fra qualche secondo. Sì, secondo me è meglio. Allora, prima precisazione. Mm. Il Ligia non, non è la lince. E quindi te, cioè, se va che sei stato davanti tanto te, vabbè, vabbè. Voi cosa avete detto? Io almeno ho detto qualcosa. Io sì. Mangiavo. Allora, no, spieghiamo cos'è la Ligia. Il Ligia. Cos'è? O Liger, Liger, in italiano detto la ligre, okay. La ligre, che è l'incrocio fra un leone maschio e un gattino. No, rido perché siete due asini, ecco perché rido. Noi saremmo due asini. Sì, sì. Allora, no, allora, è un leone, ma tra il leone maschio sì. E la tigre femmina. E, alla e viene fuori la ligre. La ligre, la ligre. Ma e alla domanda se la tigre maschio e, le, e la femmina leone cosa si viene fuori? L'ergine. Era talmente ma è vero o no? Però non diciamo ah, non diciamo perché è l'ergine. Perché è l'ergine? E vediamo se, se noi siamo dementi. Sì, beh, veramente sottile la battuta. Ah, c'ho caldo. Che deficiente. Perché? No, perché? Perché no, hai scelti? No, non lo so. Non no, ma qui sei, no, ma colpa è tua qua. È ah, è colpa mia? Sì, sì, no, qui la sì, colpa mia. No, vabbè, è destino che ci ha voluto. Secondo me sì. Sì, giusto. Vabbè, comunque l'abbiamo trasformato in mammut. Mammut, la ligre. La ligre che... Non certo l'ergine. No, questa è la ligre, sì. Questa è la ligre e questo è il coguaro. Coguaro. Molto bene. E ora? E ora Dancuga. E ora Dancuga. Mi devo fermare. Sì. Ciao. Allora. Ecco qua il Dancuga rognito. Ecco, poi adesso mi devi ricordare una cosa che dovrò dire poi fra poco. E quindi tu dovrai farmi un cenno, dovrai dire la cosa che dovevi dire. Tanto adesso parliamo del Dancuga, allora qua unito. Fallo però. Non, cosa non, devo fare? Di ricordarmi. Cioè io ti devo dire, ricordati quella cosa. Sì, ah, vabbè. Oh, vabbè, vai. Allora, ecco il Dancuga unito. Oh, ricordati di dire quella cosa là. Adesso puoi anche andare a cagare. Ah, un po' presto. Sì, un po' presto. Allora, ecco qui il Dancuga unito. Nel tutto... Ma non l'hai mica messo su bene qua. Adesso io. Ti ho dato un compito. No, era già su. Su. Dai, su, dai. Su. Dai, su, dai. Dai, su. Su, dai, che a un certo orario bisogna andare. Vabbè. Allora, qui abbiamo il Dancuga unito. Diciamo un'altra volta. E vediamo in tutta la sua magnificenza, nella sua potenza, nella sua bellezza. La sua integrità morale. Esatto, e questo cioè, è un bel... Robotone. Bel Chogokin, lo dovete comprare. Boh. Anche se in Italia non è. È arrivato. Detto che sì, l'ho visto in italiano. L'hai visto in italiano. Sì. Non è. Mi sono divertito un po'. Mi sono tanti, quindi è da avere. Ah, a figa. Cioè, è così, la butti lì. Sì, io la butto lì perché questo qui è un bel Chogokin. Cioè, da soddisfazione, è stato uno dei premi trasformabili. Di un certo impatto, di un certo spessore, con tanto metallo. È importante. Lo andremo a vedere poi con la pesa. Quindi è... ora. Quindi ora. Valletta. Cin 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 cin. Ricoprimi di baci. Assaggiatori dici. Ma anche no. Da, 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 da. Vediamo un po'. La bestia è di un... Quintalino. Un quintalino. Più di un quintalino. 1131 grammi, quindi... Alla fatta il danno. Lascialo troppi. È ora di dire quella cosa là? Ma ancora un attimo. Mm. Allora, dicevo prima che questo qui è... c'è tanto metallo, il peso è notevole, e quella cosa là che volevo dire è che... Praticamente questo Chogokin qui, le plastiche, queste qua inquadriamole, queste qua grigie, sì. qua, anche sul mammut qui, sì. Qui, tendono spesso e volentieri a ingiallire se sono magari vicino a delle fonti di luce.
alle fonti di calore, alle fonti di calore, alle fonti quella termiche, roba quella roba là, non lo so, nemmeno io, perché mi piacerebbe vedercelo di fianco, di fianco, poi vediamo come è. E vedere che l'effetto che fa. Esatto, magari cosa potrà succedere? Sa di buono, male che vada. Male di vada, sì. Magari che vada, sa di buono, quindi sì. Non può peggiorare. Molto quindi, insomma, no, detto questo, comunque parlando di cose seriamente, queste plastiche... Al buio, scusate. Ma è che forse anche solo non per colpa... A parte anche la luce diretta, potrebbe essere che anche soltanto con la luce, non con la luce, con l'aria, la plastica tende comunque a ingiallire con il tempo. Quindi è un ciò che comunque è da starci attenti. E poi esistono dei rimedi comunque per schiarire la plastica, che quello magari ne parleremo... Una rubrica specifica. Rubrica specifica se lo faremo, perché è un processo un pochettino lungo e complesso da spiegare e da fare. E insomma, no, detto questo, qui vediamo che comunque questo Dan Cougar è perfetto. Va bene. Non ha plastiche ingiallite, non ha problemi di questo tipo. Però se ne sono visti tanti. Quindi dico, state attenti a dove lo mettete. Soprattutto, in ogni caso, se lo esponete, non tenetelo vicino alla luce diretta. Perché okay. Sennò la plastica sicuramente ingiallisce. Detto questo, dovremmo fare il pagellone, sì. Ma non abbiamo una gran voglia. Non abbiamo voglia. Se no inventiamo. Se lo vuole... Al volo. Al volo. Al volo. Materiali. Era prima cosa. Vai. Era impatto estetico. Impatto estetico. Ah, ecco. Impatto estetico, secondo me, è buono, da Dan Cougar. Poi buono. Bisogna anche soppesare tutte le altre cose, però... Sì. Otto. Se ne ha... Nove. Nove. Tu non hai diritto di parola. Allora, delle volte dici, secondo voi... Ma se dico vabbè. Secondo voi... Perché non c'è il sindaco. Se io dico secondo voi, allora siete chiamati in causa. Se non vi chiamo, non siete chiamati in causa. Vabbè, vai. Oh, là. Quindi abbiamo detto... Nove. Materiali. 8.5. Verniciatura. Ecco, lì ci sono... Bisogna... Otto. Otto, punto. Anche... materiali rettifichiamo, non è più 8.5, perché poi, come ho detto prima, la plastica tende a ingiallire, quindi 7. Vabbè, no, scusate, volevo vedere il grillo, no, perché stavo un po' male, è peggio ancora. No, ma continuiamo col pagellone. Comunque, detto, materiali, allora rettifichiamo, da 8.5 sono 7 i materiali, e poi abbiamo detto verniciatura 8. E poi cosa c'è? Posabilità. Posabilità non è alta, però comunque... Un po'. Cioè, i movimenti ci sono, Ci sono, via. Cioè, guarda. Ma era stenco anche nel cartone animato, comunque. Beh, non era... La ligre qua non è un felino molto no, agile. No. E poi la ligre è solo... La ligre è solo qua, Poi c'è la posabilità, gli diamo un 7 anche la posabilità. Posabilità 7. Trasformazione, giusto. Trasformazione da 10. Da 10. Sì, no, perché ci sono alcuni accorgimenti. E poi consideriamo che era il 2003, No, va bene. Poi il rapporto qualità-prezzo. Aspetta, è la scatola? È bella, sì. La scatola è carina. Confezione carina. Hai ragione, gli diamo 8.5. Ok. Adesso ci ha chiamato in causa. No, 6. Figa veramente è colta, no, cioè, è da sesso, perché ma se io sono sciocco tu devi essere ancora più sciocco. No, perché poi qualità prezzo no, trasformazione abbiamo detto 10, ok, questo è da 6, è da 8, è da 8, 8.5, ma cagare. E poi dopo c'è rapporto qualità-prezzo, all'epoca costava 19.800 yen. È tanto, ma considera quello che costa oggi, per esempio un Gao Geiger che ne costa 30.000. È una madonna. E allora? Allora è poco. Ah, sì. Allora deciditi. Ma io non ho mica detto niente, sei tu che hai parlato. Tutti... Io ce l'ho così. Esatto.
io ce l'ho chiusa. Cioè, poi chiaramente c'è da considerare che magari poi ci sono i vari. Comunque, era, il prezzo ufficiale era 19.800 yen. Quindi, secondo me, il rapporto qualità-prezzo era da 7. Va bene. Boh. Giudizio finale, sì. 8.5. E adesso andiamo? Più tardi. Oh. Che fatica sta recensione.